Essere venuti qui oggi a questa presentazione di qualcosa che in fondo sembrerebbe quasi naturale dovesse essere già stato fatto in passato, ma che in realtà abbiamo portato a buon termine solo ora, malgrado la legge sul sostegno alla cultura ci desse questa indicazione. Già da un po' di tempo, ricordo che nel 2013 venne votata la legge sul sostegno alla cultura che ha dato una base legale complessiva a tutto questo settore per quanto riguarda il cantone, poi è arrivato il regolamento e poi ci siamo in qualche modo messi ad approfondire tutta una serie di questioni puntuali di un settore gestito bene fino a lì, ma che con questa nuova base legale meriteva di riprendere tutta una serie di aspetti. Tra questi aspetti i rapporti con i comuni e soprattutto con i comuni più grandi, cioè le città o i comuni che se non sono città quasi lo sono e che hanno un grosso investimento previsto per la cultura, che per noi sono dei partner molto importanti. Ricordiamo che la legge fissa come principio, come obiettivo, quello di sostenere le arti, quindi la progettualità artistica, nonché di salvaguardare il patrimonio che abbiamo, di farlo su tutto il territorio, quindi in maniera diversificata, tenendo conto proprio della presenza territoriale e naturalmente diversificata per quanto riguarda le diverse arti. Il fatto di avere un partenariato forte con i comuni più importanti per noi è evidentemente un passo avanti, anche se di fatto consacra quello che già si faceva in passato, si è fatto, si è sempre voluto fare in passato e speriamo che anche in futuro possa essere fatto in maniera migliore. La cultura rimane uno degli elementi importanti di una società evoluta come la nostra, la sua diversità su un territorio vasto come quello del Cantone rimane un obiettivo estremamente importante e se oggi siamo qui a presentare questi accordi con cinque comuni, uno non diciamo concluso ma che contiamo di concludere sicuramente nel prossimo triennio con l'unica città mancante che è Mendrisio, non vuol dire che tutto il resto è dimenticato, anzi col resto del cantone, con realtà più locali, più piccole, noi abbiamo degli accordi puntuali che però non troveranno forma in questi accordi pluriennali che sono dedicati a diciamo così, realtà più grandi, con impegni anche finanziari, più grandi. Io quindi voglio sottolineare ancora una volta la nostra volontà e la verificata volontà dei comuni di lavorare assieme in questo settore. È un settore qualificante, è un settore a volte, discusso come settore inutile, cosa che, non si merita di gran lunga e che credo che invece abbia parecchio da offrire alla popolazione, non in termini magari economici, ma anche economici, perché la cultura crea anche economia, soprattutto però in termini di come dire, appagamento personale, cosa che naturalmente vale per noi e vale anche per chi ci visita, penso qui al turismo. Sapete forse che con il DFE è in discussione un allargamento del concetto di Ticino Ticket per arrivare a qualcosa che comprenda anche l'accesso alle più importanti manifestazioni culturali, proprio per in qualche modo far rientrare nella dimensione anche economica questa dimensione che per noi è estremamente importante. Termino sottolineando la ricchezza del panorama culturale ticinese che è tale e che a volte non è colta nella sua pienezza proprio dalle persone che abitano il Canton Ticino. Se in passato la politica culturale ha in qualche modo dovuto anche ragionare in termini di come dire, sostegno o stimolo di quello che non veniva fatto, oggi possiamo invece decisamente puntare più sulla qualità e quindi andare sul sostegno di quello che ha effettivamente qualità e nel Ticino e nella Svizzera italiana di qualità ce n'è parecchia, lasciando invece ad altri sostegni quello che invece magari
risulta un po' più quantitativo. Quindi con queste parole passo la parola alla capodivisione della divisione della cultura e degli studi universitari. Grazie a tutti, a me piacerebbe iniziare questa presentazione con una citazione da Daniel Barenboim che dice: l'espressione della musica avviene attraverso il suono, ma esso non viene prodotto dal direttore. Il suono viene prodotto da ciascun orchestrale. Il direttore può essere un insegnante, può essere un fattore di ispirazione, può essere un animatore, può essere qualsiasi cosa immaginabile e anche il suo opposto. Rimane il fatto che il suono stesso e perciò la musica sono nelle mani dell'esecutore. Per me e anche per il consigliere di Stato questo è sicuramente un punto di partenza, cioè gli esecutori sono anche quelli che propongono nel territorio manifestazioni in ambiti diversi, musicali, teatrali, a livello diciamo così di cinema, di letteratura, di tutti gli ambiti della cultura. Noi stiamo dietro le quinte per naturalmente sostenere questo tipo di iniziative, e questo tipo di iniziative le riceviamo regolarmente attraverso delle singole proposte, sono tantissime nell'arco dell'anno che riceviamo, circa 600 all'anno, che vengono poi vagliate negli ambiti delle singole discipline. Questa operazione in realtà parte dalla nostra, diciamo così, banca dati, ma parte da uno storico, cioè abbiamo analizzato quelle che sono le richieste che arrivano da comprensori importanti, dalle singole città e naturalmente anche ciò che sta intorno a queste città. Abbiamo già detto qui al nostro tavolo, ne abbiamo 5, stiamo lavorando anche per arrivare a un accordo con Mendrisio, 6 sono diciamo così questi agglomerati culturali che fanno la loro anche politica culturale e dietro la quale ovviamente ci siamo anche noi. Abbiamo avuto anche, al di là del concetto unico che presentiamo qui oggi, abbiamo lavorato fianco a fianco anche con Giorgio Stanga, che ringrazio per questa bellissima collaborazione perché il sostegno viene dai fondi Swiss Laws, ma abbiamo dovuto anche trovare dei criteri. E questi criteri però per le città erano anche sostanzialmente diversi l'uno dall'altro. Brevemente, per Chiasso non si parla di accordo ma di convenzione e tutte le richieste arrivano dal comune, quindi abbiamo accorpato le richieste che arrivavano tutte dal comune. Per quanto riguarda Lugano abbiamo incominciato a ragionare su quelle che sono, diciamo così, le fondazioni che sono intorno all'HAC e intorno al grande, diciamo così, universo di Lugano in Scena, Lugano Musica, le fondazioni che sono appunto che ruotano intorno all'HAC. Mentre per quanto riguarda Locarno, Bellinzona e Ascona il ragionamento è stato diverso perché dallo stesso comune diciamo avevamo magari una sola richiesta, quindi abbiamo allargato alle associazioni culturali che avessero naturalmente già un finanziamento storico, quindi da molti anni presenti nel nostro sostegno alla cultura e che avessero anche un finanziamento superiore ai 10.000 franchi. Ricordo che oggi portiamo a termine questo accordo, l'elenco delle associazioni e delle fondazioni e degli enti diciamo sostenuti, li avete anche nella cartella stampa, si arriva per un totale di circa 1,5 milioni, ma è importante ricordare la cifra anche complessiva intorno ai 18 milioni che diamo alla cultura. L'altro elemento importante per una riflessione, direi così, di tipo giornalistico è quello che al di là degli accordi che agglomerano queste associazioni, fondazioni, enti, ci sono anche degli accordi precedenti o collaterali, insomma, no, che sussistono da anni, quindi c'è l'accordo attuale che presentiamo Città Cantone, ma nel comprensorio ci sono già altre cose consistenti anche dal punto di vista economico.
Abbiamo pensato di dare la parola ai 5 comuni in ordine alfabetico, anche per dire così come vedono loro, come hanno affrontato loro questo accordo, e inizieremmo da Ascona, poi Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano, poi riprenderemo magari noi la parola alla fine per un commento. Quindi inizierei con Ascona, la signora Mara Folini. Sì, piacere, io sono qua in rappresentanza del sindaco Luca Pissoglio e della capo di Castello Cultura del comune d'Ascona, Michela Ris, perché purtroppo non sono potuti venire perché avevano altri impegni. E pertanto il mio tipo di contributo, diciamo, sarà diverso da un contributo di tipo politico per ovvie ragioni. Diciamo che ciò che è sostanziale, si parte con una citazione, volevo partire anch'io velocemente con una citazione di Claudia Abbado, dove dice che la cultura è un bene comune primario come l'acqua, i teatri, le biblioteche, i musei sono come tanti acquedotti. E questo credo che sia importante, perché la cultura non è un lusso, ma è qualcosa di sostanziale, e vedere quanto il nostro cantone investa nella cultura, questo è sicuramente un segno molto importante, speriamo che continui nel tempo. Tempo che con questo accordo Ascona, in particolare il sindaco, lo vede in modo molto positivo, ed essenziale proprio la continuità nel tempo. Perché sapere di avere un contributo, diciamo chiaramente sempre da valutare in base alla programmazione, però certo per 3 anni di sicuro è qualcosa che viene vista in modo molto positivo. Diverso è poi invece il discorso dei criteri, come ho sentito in questo momento ci sono stati diversi tipi di approcci, quindi i criteri dipendono, ci sono stati degli accordi, delle convenzioni. Una città che non ha aderito, proprio penso a causa anche di questi criteri, perché ho avuto modo di confrontarmi telefonicamente con il mio corrispettivo, e quindi credo che i criteri sono qualcosa sul quale in futuro bisognerà, credo, approfondire, perché altrimenti ci si sente un po', diciamo, non si sa bene cosa, diciamo, i prodotti che vengono portati avanti anche a livello comunale quando si parla di una mostra. O di un evento culturale è uguale in qualsiasi altra cittadina, nel senso che i costi sono costi vivi, ci sono costi che sono quelli concreti, un trasporto costa uguale sia se lo fa un comune che un cantone che uno Stato, chiaramente ci saranno dei livelli diversi, ma a volte ci sono delle mostre che sono internazionali e quindi pertanto hanno gli stessi costi vivi. Ciò non toglie che poi i comuni devono investire, fare la loro parte, e in questo diciamo che la politica culturale di Ascona in questi ultimi anni, oltre a portare avanti la valorizzazione di un territorio che per propria antonomasia è culturale, vista la storia emblematica eccezionale che ha il territorio del Locarnese, in primis anche Ascona stessa, insomma basti pensare alla storia di Monte Verità e di quanto abbia radicato e di quanti temi che sono stati portati avanti nel corso del Novecento sono temi molto attuali, soprattutto oggi, basti pensare a tutto quello che significa insomma una cultura, appunto una green economy, in brevissimo. E questo per arrivare poi appunto alla conclusione, credo che per non portare via altro spazio, credo che appunto la cosa che ha iniziato a fare Ascona è quella di cercare di lavorare in modo più sinergico anche con il Dicastero Turismo e cercare di far partecipare in modo più attivo, diciamo, anche tutto quello che sono le strutture alberghiere e ristoranti, insomma in tutto l'ambito appunto turistico, ma questo attraverso anche dei nuovi mezzi che sono quelli dei social, e a breve avremo insomma delle manifestazioni che vanno in quest'ottica. E concludo comunque ringraziando questo impegno da parte del cantone, e vediamo appunto le sfide future se riusciranno
appunto a portare avanti insomma la cultura, perché è sempre di più osteggiata, considerata come inutile, e questo anche nel nostro territorio in modo forte. Grazie. Un momento di Bellinzona. Roberto Malacrida. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Beh, quando si pensa alla cultura ci si può chiedere se un libro, una mostra, un concerto, una conferenza ci possano rendere migliori. La domanda è di difficile risposta, perché come per l'educazione scolastica l'obiettivo è sempre molto lontano, il traguardo sembra talvolta invisibile. Ma in ogni caso la cultura ci permette di capire meglio l'altro, sviluppando le nostre capacità empatiche ed eliminando la tentazione di costruire muri fra noi e i cosiddetti diversi, permettendoci di capire dove altri ci hanno portato, ma andando un po' più avanti di loro. Ci sembra che l'investimento finanziario negli eventi culturali e ricreativi aiuti anche il cittadino a essere più felice, e la felicità individuale favorisce la convivenza anche in una nuova comunità come la nostra città. I contributi forniti dalla città alle attività culturali si suddividono in due grandi categorie. Da un lato si pongono i contributi per l'animazione culturale destinati alla promozione delle attività concepite dalla stessa città. Dall'altro i contributi ad organizzazioni private, senza scopo di lucro, da intendersi come aiuto finanziario alle attività promosse da terzi, più di 500 all'anno, sostenute anche da Swiss Laws. Naturalmente si inseriscono anche gli enti autonomi, in particolare l'ente autonomo Bellinzona Teatro e l'ente autonomo Bellinzona Musei, quindi con Villa dei Cedri e Spazio Reale. E forse non è da dimenticare per la nostra regione anche le esposizioni e le attività culturali che hanno i castelli, che dipendono, come voi sapete, soprattutto dall'OTR. Per quanto concerne il sostegno alle attività promosse da terzi, nel 2019 la scelta è stata quella di riprendere i contributi stanziati dagli ex 13 comuni e di suddividere l'offerta esistente in categorie di attività. Le solite, la musica, la letteratura, il cinema, le conferenze, i seminari, le esposizioni d'arte e le manifestazioni popolari ricreative e anche le pubblicazioni. Questa scelta ci ha permesso di mantenere anche in futuro un equilibrio fra le diverse attività artistiche, fra i quartieri, e di sostenere un dinamismo diversificato in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle associazioni, delle società e dei gruppi di volontari presenti appunto sul nostro territorio. La città si fa promotrice culturale di due nuovi filoni nel 2019-20, uno chiamato cultura e diversità, l'altro cultura e scienza. Sul tema del particolare legame che unisce la cultura alla scienza, alla medicina e alla salute, sono previste una serie di esposizioni destinate alle sale del Castello di Sasso Corbaro in particolare e realizzate anche in collaborazione con gli istituti cittadini di ricerca, l'IRB, lo IOR, l'attività all'interno dell'ospedale San Giovanni e poi anche con la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities. Mentre invece la rassegna Culture e Diversità si propone di riflettere sulle diversità in campo artistico attraverso il ciclo di concerti chiamati Dissonanze, che si terrà nella chiesa di San Biagio, e sulla diversità in relazione all'attualità politica, con alcune conferenze sul tema della migrazione e una rassegna teatrale cinematografica già iniziata intitolata Don't Panic, programmata sia dal Teatro Sociale sia dal Circolo del Cinema. Questa nuova impostazione della nuova città è supportata dal sito, anche lui nuovo, incittà.ch, un nuovo portale che ci ha permesso di affinare la nostra strategia promozionale e presentare in modo professionale e innovativo tutta l'offerta culturale e ricreativa che animerà la città. Il municipio ha inoltre creato una commissione culturale che, fra le altre cose, si sta occupando di immaginare i contenuti da dare all'ex ospedale di San Biagio,
quando nel 2020 sarà messo in vendita dalla Confederazione. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Abbiamo Locarno, quindi dice sì. Ah, scusa, abbiamo prima chiasso allora. Sì. Non c'è problema. No, vedevo in ordine alfabetico, scusate. È andata la slide. Niente, buongiorno a tutti. Da prima devo scusare l'assenza del capo di Castero Davide Dosi, cercherò quindi di sostituirlo nel miglior modo possibile. Ecco, Chiasso ha sempre dato parecchia importanza alla cultura, tant'è vero che forse è stata la prima città o cittadina ad avere un dicastero cultura già dagli anni 80. Quindi per noi è sempre stato un tassello importante. Negli ultimi anni ci siamo focalizzati su alcune manifestazioni che noi riteniamo interessanti. Da prima abbiamo questo centro culturale Chiasso, che è formato dal cinema teatro, che propone sempre un programma variegato dalla musica al teatro, al balletto, al cabaret, con circa 350 abbonati. Abbiamo poi il Max Museum, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, un museo dedicato alla grafica. Abbiamo avuto ultimamente delle mostre molto interessanti col tema delle auto che passione. Abbiamo avuto una mostra sugli aperitivi, oppure su dei grafici precisi tipo Federico Seneca. Abbiamo avuto anche Oliviero Toscani con un'ottima mostra fotografica. Attualmente l'abbiamo proprio inaugurata venerdì, abbiamo una mostra grafica su Franco Grignani, veramente interessante e anche sorprendente. Di solito facciamo 3 mostre annuali. Vicino a Cotè del Cima Teatro Max Museum abbiamo lo spazio Officina, in cui è dedicato a mostre, a convegni, a spazi associativi. Questa è un po' la nostra cittadella culturale, con la biblioteca un po' più lontana, diciamo geograficamente, però l'abbiamo anche inserita nel circuito cantonale come tematica grafica, e questo è sicuramente stato un fatto molto positivo. A côté di questi edifici che noi riteniamo particolarmente interessanti, che vediamo che attirano parecchia gente anche dalla Lombardia, per esempio il Max Museum, abbiamo avuto la Vernissage, che è sempre seguita da 300-400 persone, la maggior parte dalla vicina Italia ma anche fuori cantone. Beh, l'eccezione è stato Oliviero Toscani, però lì c'è forse più una pila, più a pila avevamo veramente tantissima gente. Dicevo degli appuntamenti, ecco, abbiamo 4 appuntamenti fissi, che sono la Biennale dell'Immagine in collaborazione con il nostro Fotocine Club, Chiasso Letteraria, che dura una settimana in primavera, che ha raggiunto sinceramente un ottimo livello e anche un'ottima audience, Festate, che è il nostro festival per la cultura cosiddetta alternativa, dove diamo spazio anche alle associazioni not profit, la musica africana, e abbiamo anche un weekend lungo di jazz festival. Volevo spendere ancora 2 parole sul progetto Frequenze, che è un po' particolare. Il progetto Frequenze è praticamente una condivisione con l'economia e la socialità. Purtroppo, come in diverse città, abbiamo diversi spazi, abbiamo notato diversi spazi lasciati liberi in centro da negozi o altre attività, e talvolta erano veramente messi un po' malucci, con delle cartacce tanto per ricoprire, e stavano veramente male. Da lì un'iniziativa di una nostra collaboratrice, la signora Elisa Volonterio, è partito il fatto di riempire questi spazi. Praticamente noi prendiamo in prestito questi spazi, li rimettiamo a posto, mettiamo un progetto, può essere una mostra o un'offerta culturale, e rimaniamo fin tanto che lo spazio non viene riaffittato. Il vantaggio anche per il proprietario è di avere un posto decente, una cartolina da mostrare, e nel caso in cui viene affittato, noi usciamo e cerchiamo qualche altro spazio. L'obiettivo di questo progetto è fallire questo progetto, perché se noi falliamo con Frequenze vuol dire che tutti gli spazi, gli spazi di negozi così sono pieni, vuol dire che l'economia tira. Purtroppo attualmente non è il caso. Ecco, solo per dire magari ancora velocemente un ringraziamento
al Cantone per questo accordo triennale. È importante avere un accordo non annuale, ma di avere sul medio termine, in modo di poter anche pianificare con più tranquillità tutte le attività. Vi devo anche dire che il fabbisogno che il comune di Chiasso, che in definitiva è un comune di 8.000 abitanti, è di 1.700.000 franchi. Grosso modo siamo sul 6% del nostro fabbisogno annuale. E, come sapete, la cultura in diversi periodi è anche facilmente attaccabile, però come municipio da sempre cerchiamo di difenderla e di mantenere soprattutto il livello raggiunto negli ultimi anni. Adesso abbiamo Locarno. Questo? Sì. No. Questo. Allora. Ah, ecco. Sì. Buongiorno a tutti. Innanzitutto scuso il capo di Castero, Giuseppe Cotti. Allora, la politica culturale di Locarno, soprattutto in ambito museale, è stato oggetto di una grande attenzione negli ultimi anni dal municipio e si sviluppa praticamente su tre ubicazioni. Allora, innanzitutto per quanto attiene alla Pinacoteca Comunale Casa Rusca, si è inteso rivedere l'attività puntando essenzialmente su due filoni: l'arte internazionale del dopoguerra e la produzione artistica contemporanea in Ticino. In quest'ottica è stata presentata l'opera di artisti viventi di riconosciuta fama come Mimmo Rotella, Robert Indiana, Javier Marin, oltre alla prossima mostra dedicata appunto a Manolo Valdés. Si è trattato di esposizioni che hanno rappresentato una novità assoluta per la Svizzera, in quanto questi artisti non avevano mai presentato i propri lavori in un museo elvetico. Ampio spazio, come detto, è stato inoltre riservato ai pittori e scultori ticinesi nell'ambito della rassegna Locarno Arte, volta a promuovere talenti locali che, per ragioni di vario genere, non avevano finora ottenuto un riconoscimento a livello museale. Parallelamente si è proceduto con il restauro di Casa Orella, lo storico palazzo cinquecentesco ubicato al centro della città vecchia di Locarno, e parte importante del complesso storico e monumentale del Castello Visconteo. Una ristrutturazione che ha portato a una ridefinizione degli spazi esterni, ad una riorganizzazione dei locali, allo scopo di trasformare l'edificio nella sede delle collezioni d'arti permanenti della città. Si tratta di oltre 4.000 opere, tra dipinti, sculture e stampe, che costituiscono senza dubbio il patrimonio più importante e significativo presente in Canton Ticino per qualità delle opere e per internazionalità degli artisti rappresentati. In particolare, appunto, il piano terreno dell'edificio presenterà in permanenza la collezione ARP, composta da una trentina di rilievi e sculture del grande artista alsaziano e arricchita da un cospicuo numero di lavori di autori a lui vicini, dalla moglie Sophie Tauberard ai protagonisti della scena artistica del Novecento, quali Paul Klee, Alberto Magnelli, Arthur Segal, Max Ernst, Julius Bissier, Hans Richter e altri esponenti di spicco dell'astrazione e della cosiddetta École de Paris. Il primo piano, invece, sarà per conto dedicato all'ascito di Nesto Iacometti, locarnese autentico trasferitosi a Parigi, dove tra due guerre instaurò rapporti di lavoro e di amicizia con i più grandi artisti dell'epoca, diventando uno tra gli stampatori d'arte più apprezzati al mondo. La sua donazione alla città comprende opere di straordinari artisti come Campigli, Zhao Wuqi, Appel, Corneille, Marini, Clavé e Ortega. Il secondo piano ospiterà le opere di Filippo Franzoni, l'artista locarnese più noto, la cui opera tra realismo e simbolismo spalancò anche in Ticino, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, le porte della modernità, grazie soprattutto a una serie di memorabili paesaggi strettamente legati al nostro territorio, alle rive del Lago Maggiore, al Delta della Maggia, al Monte Verità e ai villaggi delle nostre valli. Infine il giardino esterno, completamente ridisegnato, accoglierà i lavori monumentali in bronzo e in pietra di Max Biehl, dando vita a un vero e proprio affascinante parco delle sculture.
La presentazione in permanenza a Casa Orella delle raccolte dei lavori più significativi del patrimonio cittadino consentirà finalmente ai locarnesi, ma anche ai turisti e a tutti gli appassionati, di ammirare le opere di grande valore artistico, finora relegate per ragioni di spazio nei depositi e quindi non visibili al pubblico, se non in rare occasioni. Questa operazione si inserisce nella politica di ottimizzazione e di sviluppo degli spazi espositivi cittadini, che ha preso avvio da alcuni anni e che ha trovato ulteriore importante tassello con l'avvio di uno studio di rivalorizzazione del comparto del Castello Visconteo, portato avanti assieme al Cantone, da realizzarsi in un prossimo futuro. In questo senso, appunto, il municipio ha recentemente licenziato un messaggio per la richiesta di credito per l'apertura di un concorso legato alla ristrutturazione da avviare a tappe del Castello Visconteo. Vi ringrazio. E ora Lugano. Grazie con mille. Luigi Maria Di Corato. Grazie mille, anch'io porto il sindaco, il saluto del sindaco Borradori e del capo di Castero Badaracco e ovviamente mi associo a loro nel salutare con entusiasmo l'accordo di oggi. Credo che questo tavolo sia un fatto abbastanza importante, quasi storico, perché vedere città che insieme definiscono un meccanismo di politica culturale piuttosto strutturato che da un lato ottimizza le risorse esistenti, e sappiamo che le risorse pubbliche e la cultura non sono sempre destinate ad aumentare, anzi spesso sono destinate a ridursi, e che lo fanno su base pluriennale e anche credo, e questo credo sia un punto importante da sottolineare, con apertura, perché questi accordi sono non sono incisi nella pietra ma possono essere aggiornati con nuovi progetti, nuove attività, e quindi hanno una prospezione verso il futuro importante, segnano il fatto che effettivamente i rapporti con il Cantone sono rapporti che vanno a crescere, vanno in divenire, quindi sono pronti anche a cambiare, perché cambia la cultura di per sé è uno strumento liquido, non così solido, perché come nel caso dell'accordo di Lugano, per esempio, che è basato prevalentemente sulle arti performative, si basano su qualche cosa che è in continuo mutamento. Sapete che Lugano in questi anni ha modificato il suo assetto di politica culturale in modo piuttosto radicale, sia per i grandi investimenti che sono stati effettuati in questi anni, sia anche perché lentamente è stato costruito un percorso sempre più improntato sulla relazione fra pubblico e privato. La creazione dell'ente autonomo dell'ACHE è stato il primo passo, ma anche poi il potenziamento e la creazione di nuove fondazioni, quindi di diritto privato, aperti al sostegno dei privati, che evidentemente lasciano al pubblico l'impostazione della politica culturale e spesso anche il sostegno economico maggiore. Vi ricordo che Lugano investe in cultura circa 15 milioni di franchi, quindi insomma un investimento sicuramente decisamente indicativo anche a livello politico, perché segna che per Lugano la cultura non è solo una priorità ma è un investimento in termini di sviluppo. Le industrie culturali e creative, con l'arretramento dei segmenti tradizionali come per esempio la finanza e l'investimento immobiliare, segnano delle nuove sfide anche in termini di sviluppo economico ed occupazionale. Quello che è stato fatto fino ad oggi è proprio ribadire, penso anche in anticipo sui tempi, che anche una città come Lugano può credere e può investire in cultura anche pensando allo sviluppo, e questo accordo di fatto segna una relazione forte con chi dello sviluppo si occupa anche in termini di pianificazione. La scelta che è stata fatta è proprio in questo senso. Lugano con questo accordo sostiene sia una parte di attività ancora prodotta direttamente dalla città, e mi riferisco a Lugano in Scena, che però presto avrà in sorte uno sviluppo verso l'integrazione con il LAC, e sostiene per quanto riguarda la città una serie di iniziative che vengono svolte dal collega Chiapparino alla divisione eventi e congressi, a sostegno soprattutto della stagione sia teatrale e musicale dello Studio Foce, che sapete che è un po' la nostra palestra di sperimentazione dedicata ai più giovani e al contesto locale di qualità.
Un'altra cosa importante sulla quale abbiamo deciso di investire è appunto sempre nel segmento giovani la parte della musica, ovviamente MusicNet e Palco ai Giovani, che sono due eventi importanti, per poi arrivare a un evento più specialistico come Augusto Bob. Mentre la seconda parte dell'accordo è dedicata proprio alla relazione con il mondo tra virgolette privato, che poi sappiamo è un privato di vocazione pubblica, come l'associazione FIT, che tanta soddisfazione ci sta dando proprio nel versante del teatro di sperimentazione, nel rapporto con Lugano in Scena e proprio, diciamo, nella proposta che viene fatta al Foce e all'AC, e poi altri due soggetti, uno storico come la Fondazione Lugano Musica, che cresce sempre di più e che si sta abituando a una programmazione ormai di portata internazionale, vista la presenza dei Wiener e fra poco dei Berliner sul palcoscenico dell'AC, e la neonata Fondazione Cultura e Musei, che è la fondazione nata per la valorizzazione inizialmente del Museo delle Culture di Lugano e che sta aprendo il suo raggio d'azione anche a una proposta più organica e mobile sull'intero territorio cantonale. Quindi un accordo che sostanzialmente fotografa una situazione in divenire, una situazione che sta evolvendo e che evidentemente va verso e sempre di più il sostegno alle fondazioni che hanno una capacità anche di relazionarsi col mondo della raccolta da risorse di natura privata in un confronto credo anche sano con il pubblico, ma va verso anche lo sprone che il Cantone dà a noi enti pubblici di cominciare a riflettere sul nostro comparto, a ottimizzare gli sforzi, a canalizzarli verso un sostegno programmato e strutturato, i cui confini evidentemente sono tutti in divenire, ma che possono essere segnati per un triennio che è un tempo credo considerevole per questi argomenti. Grazie. Prima di cedere la parola al consigliere di Stato per chiudere questo momento e poi di lasciare a voi uno spazio per eventuali domande, mi preme precisare una cosa che è molto importante. Abbiamo detto, siamo partiti da richieste che storicamente sono dentro nella nostra banca dati, quindi diciamo così da proposte che arrivano dalle singole città o dagli agglomerati, ma anche ovviamente dalle associazioni, ma che da diverso tempo, diciamo così, conosciamo e apprezziamo, che sono state valutate dalla apposita commissione culturale che valuta, diciamo così, la qualità della produzione culturale. Il secondo elemento è anche quello economico, cioè siamo partiti dai dati dei finanziamenti, cioè non abbiamo aumentato le cifre rispetto a quello che storicamente abbiamo dato fin qui. Ecco che questo, diciamo così, potrà essere un momento di riflessione, di rinegoziazione, diciamo, per il futuro, ma il punto di partenza è stato questo. Questo per una ragione ben precisa, perché negli anni precedenti, per tutte le richieste, vi ho detto quante sono, abbiamo dovuto, sulla base, diciamo, delle possibilità economiche che abbiamo dal fondo Swiss Laws, operare dei tagli dal 6 al 10%, e quindi ci sembrava giusto non iniziare, diciamo così, ad aumentare alle singole città con cifre rispetto alle singole voci. Quindi le singole voci rispettano anche, diciamo, quello che abbiamo finora sostenuto. E il secondo elemento che è stato estremamente positivo è quello che, mi riallaccio a quello che ha detto adesso Di Corato, è stato proprio il momento anche di dialogo con le città, che abbiamo potuto fare, diciamo così, non solo grazie ai miei collaboratori, ma ripeto ancora anche grazie a Giorgio Stanga. Il dialogo con le città è stato particolarmente proficuo, perché per la prima volta noi abbiamo dato anche i nostri dati di finanziamento e loro hanno dato i loro, diciamo, a noi. Questo ci permette appunto di fare una riflessione anche sul futuro e soprattutto su dove vogliamo andare, in che direzione vogliamo andare. È stato un esercizio particolarmente, diciamo, utile proprio per fare una strategia culturale. Io chiudo, mi piacerebbe chiudere, visto che sono state fatte due citazioni musicali, a questo punto ve ne faccio una letteraria, perché non ho trovato una citazione sul quintetto, ma ne ho trovato una molto bella sul quartetto, mi permetterete la licenza
letteraria, ma c'è lo scrittore israeliano Nathan Sham, che è particolarmente, diciamo così, noto, forse meno conosciuto rispetto a Amos Oz e Grossman da noi, ma altrettanto significativo, e in un suo libro narra la storia di un fuggiasco che dalla Germania nel 1936 approda nella terra di Israele e entra in una neo-orchestra. E mi piace che sia la nostra, insomma, no? Una neonata orchestra. E dice di il quartetto, appunto, parla di un quartetto, cito: un quartetto è un microcosmo, è una sintesi dell'intera esperienza umana. Al suo interno nasce una fratellanza forzata nella quale sono tenuti sotto controllo tutti gli istinti umani. Una fratellanza che però è la condizione necessaria in ogni comunità che vuole portare a termine il proprio compito. E mi sembra che sia, al di là del quartetto, quintetto, sestetto, un ottimo monito anche per il nostro lavoro. Lascio adesso la parola ancora al consigliere di Stato. Ecco, per far suonare bene questa orchestra, quintetto, quartetto, sestetto che sia, comunque sono necessari alcuni elementi, credo li abbiamo messi sul tavolo. Uno è la trasparenza, questa è anche un'operazione di trasparenza sulle cifre, su quello che viene dato agli uni e agli altri, che genera anche discussioni, l'abbiamo sentito dalla signora Folini, la discussione sui criteri, ci sono state e ci saranno anche in futuro, ed è giusto che avvengano, perché le cose cambiano anche rapidamente, e che le si faccia in maniera aperta e trasparente, con le cifre sul tavolo e con le intenzioni comuni. La fiducia reciproca, quindi lavorare su più anni, che permette di pianificare le cose, ma anche di dire voi lavorate bene, per cui ci dovrete far capire cosa fate durante gli anni, ma confidiamo sul fatto che questo lavoro ben fatto del passato continua a essere tale in futuro, e anzi io credo migliore. E poi l'elemento che naturalmente sarà al centro poi quando si tratterà di ridiscutere queste convenzioni, che è quello delle disponibilità economiche. Noi abbiamo gran parte della nostra politica culturale, come avviene per altri cantoni, poggia sul fondo Swiss Laws, è bene che sia così. Una parte invece poggia sulle finanze dirette dello Stato, sul budget dello Stato. In passato, ne ha accennato prima Raffaella Castagnola, c'è stato per qualche anno uno spostamento più sul fondo Swiss Laws, erano tempi di finanze più difficili, e quindi questo era anche ragionevole, era anche un elemento importante di in qualche modo che si inseriva nella difficile politica di superamento della stretta finanziaria. Toccherà poi anche la politica oggi invece riaprire in qualche modo questo discorso in senso inverso, cosa che abbiamo cominciato a fare con il preventivo di quest'anno 2019, ma che io conto di fare anche con gli anni prossimi, spostando sul budget dello Stato una serie di spese, il che aprirebbe evidentemente spazi di, come dire, di presa in conto anche di tipo economico di quello che poi verrà come contenuto delle convenzioni future, che sicuramente saranno anch'esse basate sugli stessi principi. Termino ricordando ancora una volta: siamo qui con le città non perché ci interessano solo le città le abbiamo trattate in un certo modo, con le altre presenze che per noi sono altrettanto importanti, abbiamo un altro tipo di gestione più adeguato al sostegno puntuale, caso per caso, manifestazione per manifestazione, programma per programma. A noi interessa che la cultura sia naturalmente diffusa su tutto il cantone. Domande? Se non è il caso, vi abbiamo zittiti, per cui va bene così. Grazie mille. Sì, salve. Mi chiamo Maria Vil, faccio parte della sottocommissione Arti Visive della Commissione Culturale Consultiva, e la signora Castagnola ha accennato appunto al ruolo avuto dalla Commissione Culturale. Di fatto, con questa nuova situazione, le commissioni culturali vengono scavalcate. Ecco, volevo un po' portare l'attenzione a questo punto, che
a mio parere, ma credo non solo al mio, è un pochino controverso, ecco, perché la Commissione culturale è un organismo, diciamo, democratico e viene assolutamente scavalcato, ecco, in questo, con questo nuovo modo di procedere. No, non viene scavalcato in nessun modo per due ragioni. Il primo è perché la Commissione culturale e le sottocommissioni avranno comunque sempre tutti i preavvisi da fare su quelle che sono diciamo le richieste che non sono toccate da questi accordi, e sono parecchie. E secondo, perché le sottocommissioni e la Commissione culturale avranno comunque sempre il reporting da visionare, perché noi garantiamo i soldi in modo che anche le città sappiano, e i soldi che noi garantiamo sono quelli che le vostre commissioni hanno dato storicamente, per cui non abbiamo inventato nuovi soldi o scavalcato qualcuno. Se una manifestazione per 4, 5, 6, 10 anni ha ricevuto una certa cifra e questa viene confermata, io credo che sia in qualche modo un riconoscimento del vostro lavoro. Però è chiaro che se poi a fronte di quei soldi verrà fatto metà del programma, sarete voi i primi a dirci c'è qualcosa che non funziona, quindi non sarete per nulla scavalcati. Cambia il sistema, viene reso più stabile, ma il vostro ruolo rimane, come è sempre stato, assolutamente centrale e importante. Se posso aggiungere, tutto questo meccanismo è stato presentato nell'ambito appunto della Commissione culturale a tutti i presidenti diciamo snellisce la burocrazia, no, per quanto riguarda le città, ma i preventivi, diciamo così, e i progetti dal punto di vista culturale vengono presentati regolarmente ancora alla Commissione culturale, che deve essere, diciamo, presente sul territorio. Per quanto riguarda tutto il resto, appunto, rimane identico. Poi c'è una valutazione intermedia su tutta l'operazione e poi ci sarà una valutazione, diciamo così, finale dei tre anni, che sottoponiamo ovviamente anche all'attenzione della Commissione culturale. Sì, vi ringrazio, ma se posso replicare, mi sembra che questo però avverrà a posteriori e non più con avvisi preventivi, diciamo, ecco. Sì, perché c'è un rapporto di fiducia che crediamo sia giusto che venga riconosciuto. Poi evidentemente la fiducia può essere in qualche modo tradita, ma noi siamo sufficientemente certi, anche, ripeto, grazie al lavoro che avete fatto in passato, che questo non sarà il caso. Per altre cose, diciamo così, più nuove, più estemporanee, invece rimane il sistema di prima. Ricordo anche che la legge, la nuova legge, prevede espressamente la possibilità di fare questi accordi pluriennali, cose che la prassi di prima non prevedeva, perché era una prassi, quindi non era neanche scritta questa cosa. L'abbiamo proprio messa nella legge per premiare, diciamo così, i rapporti più duraturi. Posso citare il fatto che, per esempio, ci sono una serie di soggetti con i quali noi abbiamo dei rapporti già fondati sull'accordo pluriennale. Quello più conosciuto è il Festival del Film. Il Festival del Film ha un credito di 5 anni, nessuno sa quale sarà la programmazione del secondo, del terzo, del quarto, del quinto anno, ma proprio perché sappiamo per la storia che il Festival del Film funziona bene, ragioniamo in questi termini. Dopo di rendere conto di quello che fa ogni anno in modo piuttosto dettagliato. E recentemente abbiamo avuto anche aperto un accordo pluriennale con i circoli del cinema, tutt'altra cosa ancora, anche lì un'esperienza pluriennale ben conosciuta, di qualità, e crediamo che la fiducia vada anche trasposta in atti concreti come quelli che abbiamo qui oggi in presentazione. Comuni, che ruolo negli accordi che abbiamo stipulato, il ruolo del cantone è sussidiario, anche per la questione
di non preoccuparsi all'interno delle commissioni, che meno male tutti i comuni dispongono di castelli culturali, hanno degli esperti, e questo accordo va anche, come diceva giustamente l'onorevole Bertoli, nell'ottica della fiducia, e sicuramente le nostre commissioni saranno poi coinvolte dopo 2 anni, dove ci sarà un report in dettagliato di tutte le attività svolte. Ma bisogna dare chiaramente, essendo il ruolo del cantone molto sussidiario, perché se guardiamo la percentuale degli aiuti che vengono concessi rispetto al movimento finanziario globale, sono pochi punti percentuali, e bisogna in questo caso dare fiducia piena agli enti, diciamo, agli enti locali che si occupano della promozione della cultura. Aggiungerei un ultimo punto proprio per rassicurarla, che per quanto riguarda le arti visive, gli accordi sono proprio con i musei comunali, quindi questo è un punto fondamentale, no? Cioè, c'è già il comune che crede, che investe tantissimo in ciascuno di questi musei. Noi abbiamo sempre dato una parte minima per la programmazione, e la fiducia che abbiamo dato è in questa direzione. Non siamo andati, diciamo così, con cose puntuali, con un singolo artista, eccetera, ma siamo andati verso appunto la politica museale. Questo è fondamentale, mi sembra che comunque sia stato ampiamente spiegato a tutta la Commissione Culturale. Bene, grazie.